Ciao, ciao, buongiorno, sono Gianluca Spadoni. Il video di oggi forse è un po' toccante, il tema di oggi è sicuramente un tema che è nella vita di tutti noi, tutti i giorni, e del quale faremo volentieri meno di parlarne, ma che fa parte della vita. Leggendo l'articolo che trovi qua nei primi commenti, salta agli occhi immediatamente come ci sia un forte disagio, soprattutto nei ragazzi, nei giovanissimi, come questo ventenne che fa volontariato sull'ambulanza ogni weekend raccolga decine di suoi coetanei persi, alcol, droga, in alcuni casi insomma magari è uno svenimento, è una perdita dei sensi, in altri casi sono incidenti, sono rischi veramente mortali per tanti ragazzi che, a me viene da dire, forse non sono nemmeno consapevoli di quello che stanno vivendo. Io devo dire molto onestamente, sono ormai 3 anni che lavoro con i ragazzi a San Patrignano, quelli che sono al quarto anno che si devono reinserire nel mondo del lavoro, e quando parlo con loro riconosco che io non sono stato bravo quando avevo 15-16 anni nel non scegliere la droga. Forse sono stato più benedetto, sono stato più fortunato, benedetto perché ho avuto una famiglia che mi ha aiutato, ma spesso non è solo la famiglia, perché insomma non tutti i miei compagni, non tutti i miei coetanei avevano condizioni incasinate a casa, eppure qualcuno si è perso. Devo dire che avevo lo sport che mi ha aiutato, e poi velocemente ho trovato attività autonoma. Io a 17 anni ho iniziato a lavorare in modo impegnato, a 18 anni ho aperto la partita IVA. Però forse è stato più l'incontro con una guida. Lo racconto spessissimo nei miei corsi: c'era un ragazzo, quando avevo 15 anni, i miei amici iniziavano a fumare le canne, che più grande di me, lui aveva 19, 20, quindi per me era un riferimento. Aveva la fidanzata e aveva la macchina, cioè aveva tutto quello che a 15 anni tu desideri. Che una sera, mentre i miei coetanei iniziano a fumare le canne, dice: Gianlu, lascia stare, mio fratello è morto di overdose. Io quella frase, a distanza di ormai 30 anni, me la ricordo ancora, perché mi ha veramente tagliato il cuore e mi ha aiutato a dir di no in certi momenti. Però quando hai 15, 16, a volte anche 20 anni, non è che hai piena coscienza di quello che stai facendo. A volte, come succede ad Accorsi in Radio Freccia, ti basta un incontro sbagliato. A volte ti basta cercare il proibito, a volte ti basta cercare Dio dove non c'è, o cercare di colmare un vuoto. Insomma, leggere che tanti ragazzi in un'età così bella in cui dovresti pensare ai sogni, ai progetti, a inseguire quello che nella vita veramente vuoi fare, in cui sei pieno di energie, in cui forse ancora la vita non ti ha dato quelle botte forti per cui hai paura di incontrarla, Madonna, mi fa male al cuore pensare che dobbiamo drogarci di vita. Forse l'unica vera droga è quella dell'amore, di quello che fai, l'amore per quello che sei, l'amore per le persone che ti circondano. So che rischio di essere retorico e che a volte non riusciamo a farlo. So anche che a volte è una scelta, a volte è un no, o a volte è un sì, ci cambia la vita. Per cui mi viene da chiederti, non so se tu hai figli a casa, se hai a che fare soprattutto con quella generazione, che cosa vivi, che cosa vedi, che cosa senti? In che modo come genitore stai cercando di far sì che i tuoi figli possano uscirne vincitori in quel tubo di Bernoulli dell'adolescenza? In che modo stai cercando con tutta la forza, con tutto l'amore che hai, di trasferire che Dio non è quello, che la felicità non è una sostanza momentanea, che quando abbiamo bisogno di ritrovarci abbiamo bisogno di un progetto, abbiamo bisogno di qualcosa di cui lottare, non di una sostanza esterna, perché noi non troveremo mai fuori quello che stiamo cercando dentro. Cosa ne pensi? Dai, dai che ce la facciamo.